Docenti, ricercatori e studenti della Facoltà di Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli, colpita dal parziale crollo di una palazzina per cause ancora da accertare, hanno incontrato stamattina davanti Palazzo San Giacomo il sindaco di Napoli, il quale ha avanzato l'ipotesi di ospitare il proseguimento delle lezioni in alcuni locali all'interno dell'Albergo dei Poveri. Nei prossimi giorni sarà verificata la fattibilità della proposta, che riguarda i locali nell'ala sinistra della struttura, attualmente in via di assegnazione a seguito di un bando pubblico per lo svolgimento di attività e iniziative culturali permanenti. Siccome noi stiamo per assegnare dei locali all'Albergo dei Poveri in questi giorni, poi è successa questa tragedia alla vostra facoltà. Parlando con gli assessori mi era venuto in mente se c'era un'esigenza da parte vostra, che non avete un'altra soluzione, perché ovviamente per noi sarebbe rinunciare ad altre cose, però siccome ci sembra una cosa importante quello che è accaduto, se ne vogliamo parlare, questa è una prospettiva immediata.